presento i due atleti impegnati in questo welterweight match. All'angolo blu rappresenta il team Elie Jiu-Jitsu, Francesco Grugni. E all'angolo rosso rappresenta il team L'Accademia, Marco Poletti. All'angolo blu Francesco Grugni, all'angolo rosso Marco Poletti. Siamo pronti per vedere un altro match sempre nella categoria welterweight. Vediamo anche qua, partono in piedi con una prova di forza, un tentativo da parte di entrambi, insomma, di entrare nella mente dell'avversario prima che nel corpo e cercare così di vincere la contesa. Ci aspettiamo un match diverso da quello precedente, ci aspettiamo di vedere ancora del grande grappling qui a War Submission King 7 in questa undercard di Rise of the Kingdom. Rise of a Kingdom. Diamo i due molto attendisti al momento. Riccardo, cosa dici di questa prima fase? Beh, credo che entrambi si stiano studiando. È molto interessante che alle prime battute, già sentendo solo le braccia dell'avversario sul proprio corpo, si capisce se si vuole stare o non si vuole stare in piedi con l'avversario. E effettivamente sembra che si sia presa la decisione di portare il match a terra. Sì, sono già finiti a terra e in questo momento una fase un minimo di stallo, perché nessuna posizione, non mi sento di dire di nessuna posizione in questo momento. Ecco, forse ora si comincia con una mezza guardia. Vediamo cosa ci attende. Sì, un match che adesso si pensa si svilupperà tutto completamente a terra, salvo sorprese. Sta lavorando già per una finalizzazione. Diciamo che si sono subito scoperte le carte e si è iniziato, insomma, il lavoro da parte di Grugni, che ha tentato subito di isolare un braccio, anche se è in una posizione in questo momento dove il suo braccio è sotto la gamba dell'avversario, quindi deve anche liberarsi. Per ora può difendersi con un solo braccio, ma ecco, è riuscito ora a togliersi dagli impicci. Non abbiamo ancora visto finalizzazioni di strangolamento, quindi potremmo magari aspettarcelo da questo match. Vediamo come andranno effettivamente le cose. Sì, per ora vediamo un Grugni che sta cercando di attaccare, e comunque un Poletti che non sta lì a guardare, anzi sta cercando di prendere posizione e stabilizzare. Anzi, non è facile, che Grugni è molto ostico, come si sta vedendo. Sì, Grugni sta cercando probabilmente di continuare ad attaccare proprio per non concedere all'avversario di prendere posizione, e ancora una volta va verso il braccio. Ecco, forse vedremo ancora una volta una finalizzazione al braccio, o quantomeno dei tentativi di finalizzazione al braccio. Guardate come lo guarda, probabilmente ha deciso di appenderlo al proprio albero di Natale, si vuol portare a casa il braccio di Poletti. Deve stare molto attento Poletti a non concedere niente, deve tenere bene postura, tenere bene posizione e non concedere niente, perché Grugni sta cercando di lavorare. Vediamo Poletti che passa la guardia molto bene, molto bene. Beh, forse ha avuto un po' di fretta col passaggio in monta, sì, avrebbe potuto stabilizzare. Però comunque ottimo passaggio in un momento in cui sembrava più in difficoltà, ha avuto un ottimo guizzo per prendere lui la posizione di vantaggio. Adesso deve tirare fuori quel piede e prendere la monta completa. Si ha ancora proprio una caviglia arpionata e poi c'è, ma vediamo che comunque Grugni ha deciso di mettersi anche lì in contrattacco. Prima provava a stare su un fianco, ora vediamo quale sarà la sua decisione di contrattacco, perché comunque non è facile. Se dovesse Poletti insomma liberare la gamba, potrebbe essere abbastanza difficile, piuttosto complicato. Allora, vediamo ancora Grugni che sta cercando in qualche modo di difendere. È una fase in cui probabilmente sta anche cercando gli occhi del suo allenatore, che da bordo ring sicuramente sta
consigliando in qualche modo, e vedete Poletti che invece ha cercato di isolare il braccio di sotto. Molto attento Poletti a non concedere niente, cercando di non permettere a Grugni di tentare l'ennesima finalizzazione. Sta cercando di mantenere la posizione di controllo, però cioè Grugni nonostante tutto sta lavorando, sta lavorando e... diciamo che ha peggiorato la posizione del suo avversario, perché quella gamba che prima era quasi del tutto fuori adesso è stata diciamo inglobata un po' di più nella guardia, e infatti continua a mantenere molto rapido i movimenti di gamba. Diciamo che Grugni è in difesa ma è lì come un falco pronto a prendere la preda. Sì, credo che stia preparando un attacco, cioè non è solamente, non sta solo difendendo, è lì che sta preparando un attacco, e credo che Riccardo possa confermare. Beh sì, assolutamente, credo che adesso ciò che debba fare Poletti sia mettere la schiena del suo avversario a terra, facendo forza di quel braccio che adesso però ha perso. Quindi sì, ci si può aspettare sempre più offensiva da Grugni. Sì, lavora Poletti, bene Grugni, lavora bene. Si lavora molto bene e Poletti non deve concedere niente, perché Grugni mi sembra di vedere che è uno che come concede sbagli rischi di dover trovare a difendere subito qualcosa, perché è noioso, come si suol dire, noioso. Ecco, c'è di buono che Poletti quando decide di attaccare fa sentire probabilmente quel mezzo chilo in più, lo fa sentire tutto, perché poi riesce, no, in qualche modo, però non ha ancora trovato forse il metodo proprio per uscire del tutto. Attenzione però che sta alzando, si sta sbilanciando molto, molta pressione sull'avversario, ovviamente farà fatica ora a riprendere, anche se devo ammettere che qua Poletti forse ha sbagliato ad alzarsi, forse doveva continuare a spingere, a portare avanti il suo corpo. E Grugni sta continuando ad attaccare comunque, nonostante tutto continua ad attaccare e... non ha pagato la strategia di Poletti, non ha pagato, ma proprio era in controllo, cioè nel senso però è sopra il controllo, era rapido a far rialzare perché c'era una situazione di stallo. Vediamo quanto... ah ok, non stavo capendo che cosa stava succedendo. Ecco, ok, vediamo quanto ci metteranno ora a ritornare a terra e chi dei due cercherà per primo il suolo. Credo che Grugni chiamerà guardia. Eccolo. Infatti Grugni chiama guardia. Eccolo lì, eccolo lì, è ritornato in una posizione e sta cercando il braccio. Ha chiamato guardia subito, appena a piedi subito ha chiamato guardia un'altra volta. Poletti in mezza guardia deve riuscire a liberare quella gamba e provare un miglior controllo, perché da questa situazione qua è in pericolo. Si ha bisogno di pressione in questo momento sul torace dell'avversario, tenerlo spalle a terra, schiacciarlo e poi iniziare a attaccare. Attenzione perché vuole andare probabilmente a finalizzare il braccio a sua volta. Sì. Tentativo di finalizzazione da parte di Poletti e attenzione buono, perché comincia ad andare per uno strangolamento. L'ho chiamato lo strangolamento all'inizio. Attenzione perché sta per prendere la schiena, non riesce per un pelo. Deve infilare l'altro gancio e sembra lo stesso. Eccolo, eccolo. No, è riuscito a difendere molto bene, spostando la gamba, spostando il bacino. Ancora una volta Grugni si dimostra molto bravo. Ecco, tecnicamente forte. Ganci, ecco, però no. Qua attenzione che dovesse riprendere il collo potrebbe diventare difficile. Ma Grugni molto bravo, ancora una volta. Azioni difensive interessanti da parte di Grugni. Adesso Poletti comunque ha preso fiducia, sta attaccando, sta facendo vedere anche lui il suo grappling, sta dimostrando che non è all'inizio. Poi ha visto la schiena e non mi stupirei se tentasse di ripassarci in questo momento, sfruttando la gamba che è bloccata, rendendola un successivo gancio. Sì, ciò che ora è svantaggio potrebbe diventare un vantaggio facendoci perno. Sì, quel controllo sul braccio potrebbe essere un buon modo per poter passare anche dietro e prendere la schiena.
una specie di abbocco di finta, un buon modo per prendere la schiena. E invece prova, attenzione, a levare il braccio. Attenzione, diciamo che con la gamba ancora intrappolata non è forse la scelta migliore strategicamente. Infatti Grugni ancora una volta riesce a liberarsi. Molto intelligente questo continuo mettersi di fianco per non far andare l'avversario fino in fondo nelle sue azioni offensive. Però sono passati dalla fase iniziale in cui sembrava che Poletti stesse difendendo ad una fase in cui Grugni che sta cercando in tutti i modi di uscire dalla situazione molto scomoda, cioè braccio torna al collo, leva il braccio, cioè adesso in questo momento è Poletti che sta facendo il gioco e Grugni che sta cercando di difendere e trovare il modo di uscire da una situazione veramente veramente scomoda. Giusto, Riccardo? Ne prova tante varie Poletti, che sicuramente non lascia punti di riferimento all'avversario, che non sa cosa aspettarsi secondo me in questo momento, in piena balia. Sono passati anche due terzi del match, la stanchezza comincerà a farsi sentire per entrambi ed entrambi hanno lavorato tanto. È vero che c'è stato un momento di stallo in cui l'arbitro li ha riportati al centro, però hanno lavorato tanto, tanto, tanto. Comunque ottimo lavoro difensivo anche da parte di Grugni, eh? Mi ha sorpreso tanto. Sì, sì, no, io ha fatto un'ottima difesa, in più occasioni è stato molto bravo e molto divertente anche questa lotta, sì. Tanti cambi di fronte. Sì, assolutamente. Poi c'è sempre, vedi, il tentativo, no? In questo momento Grugni aveva visto una gamba lasciata un po' lì e è andato subito a prendere la caviglia. Insomma, non puoi lasciare indietro nulla, perché altrimenti l'altro arriva e comincia a cercare di far danno. Eh sì, sì, sì. Non si lascia niente al caso oggi. E Grugni sta provando ad attaccare e Poletti fa pressione. Sono anche in una posizione in cui può succedere veramente di tutto. Molto bravo Poletti a uscire. Si sfila e si disinteressa, giustamente. C'è stare attenti anche in queste fasi in cui ci si muove tanto con le teste vicine. Può succedere anche qualcosa per cui la testata involontaria. Abbiamo visto recentemente anche all'ultimo War, il 6. Insomma, era successo appunto un match che si era interrotto per questa ragione. Eh sì, è pur sempre uno sport di contatto, non deve succedere, ma può capitare quando le persone lottano. Può capitare un infortunio per una testata, una gomitata, può succedere. Speriamo di no, però può capitare comunque. Interessante comunque che in tutta la seconda fase del match Poletti ha avuto... Sì. Tutte le occasioni più importanti. Sì, Poletti sta tenendo il controllo, è lui che sta controllando il match. In questo momento da almeno 5-6 minuti è lui che sta controllando il match. Io dovessi finire adesso darei senza pensarci la decisione a lui, infatti. Mi esprimo difficilmente perché non prese poche oggi, però probabilmente anch'io. Io mi taccio sull'argomento, anche dimostrandomi il peggiore a selezionare il mio vincente ai punti. Però manca ancora un po' di tempo in realtà, e sappiamo, abbiamo visto anche prima, quando poi si va verso le fasi finali, quando magari anche gli allenatori dicono spingi, si cerca un attimino di dare quel qualcosa in più. Anche perché a rompere un braccio ci vogliono poco più di qualche istante, quindi... Nel bene e nel male, ovviamente, si dice questa frase. Però. Sì, e poi per chi ha combattuto o chi combatte sa benissimo che non bisogna mai lasciare il verdetto nelle mani dei giudici, perché comunque anche se ha dimostrato superiorità o per te stai vincendo, non sai mai come un giudice possa interpretare il match. Quindi sempre bene, se puoi, chiuderlo, e quando arrivi nelle fasi finali dai il tutto per tutto per cercare di arrivare tranquillamente alla vittoria senza aspettare di sorpresa, per questo le fasi finali a volte sono le più divertenti, diciamo. Sì, è così, si trovano anche quelle energie che sembrava di non avere, perché davvero diventa importantissimo anche quell'istante. Sì, rinasci negli ultimi minuti, rinasci proprio, tiri fuori tutto quello che hai e lo dai. Manca veramente poco alla fine, manca veramente poco, nemmeno 2 minuti. Poletti sopra il controllo, Grugni in una butterfly che tenta
stanno veramente cercando le ultime, attenzione perché comunque anche andando a cercare l'offensiva si può mostrare il fianco in qualche modo. Molto molto bene anche questa fase, con Poletti che ancora si rilancia, vediamo se riesce a fare quel qualcosa in più. Grugni arcigno, però è molto arcigno, guarda, ha anche fermato la gamba, forse va, cerca, ha cercato in tutti i modi. Ultimi minuti, bello bello bello, bellissimi. Vediamo i giudici a chi danno la vittoria. Molto concitata questa volta, difficile esprimersi. Ci siamo proprio divertiti però qua, ci siamo veramente divertiti, sta salendo il livello a vista d'occhio, sì, molto sì. Molto interessante. Ora l'arbitro sta parlando con i giudici, dobbiamo attendere ovviamente quello che sarà il verdetto ufficiale. Vediamo se le difese di Grugni sono state apprezzate o se è stata più apprezzata la parte volitiva di Poletti che ha cercato in tutti i modi. Sentiamo i giudici cosa dicono. Il vincitore di questo match al termine di 15 minuti di lotta per decisione è Marco Poletti.